appuntamento da Mauro e da Vinolo per questa nuova degustazione di un vino francese che ho acquistato poco tempo fa sul sito Vinatis. Ho acquistato una serie di Syrah, di vini francesi, anche qualcosa di spagnolo e di cileno, e ho trovato delle cose molto interessanti, in particolare questo Cuvée Anonyme del 2016 di Javier Vignon, Châteauneuf-du-Pape è il nome, 15 gradi, siamo nella Côte du Rhône, quindi la zona praticamente di elezione del Syrah. In questo caso stiamo parlando però di un vino che ha diverse uve rosse, soprattutto Grenache, Mourvèdre e altre tipologie. E lo andiamo a bere insieme, lo versiamo in questo bel balloon. Questo è un vino che io ho acquistato, diciamo, a sconto, però si trova a un prezzo intorno ai 30 euro. Ma il famoso Robert Parker ne parla come un vino da un ottimo rapporto qualità-prezzo, gli dà addirittura 95 centesimi. Andiamo a vedere subito il colore, che si presenta con un rosso purpureo molto compatto, che assomiglia molto ai Syrah, diciamo, che si trovano da quelle parti, anche se non è un Syrah. Mettiamoci il naso dentro. Ecco, il naso rivela questi frutti rossi carnosi, queste ciliegie che veramente ti viene voglia di dargli un morso. Si sente anche questo nerbo di cuoio. È comunque un vino che comincia a avere un po' di evoluzione, perché comunque stiamo parlando del 2016. Si sente l'alcol, stiamo parlando di un vino che ha 15 gradi. E c'è anche qualcosa, questa nota eterea infatti mi ha dato un po' fastidio, c'è anche qualche speziatura non completamente definita, perché l'alcol tende un po' a sovrastare. Sentiamolo un'ultima volta, vediamolo, facciamo un pochino arieggiare. Sì, confermo, sì, questo aroma di frutti rossi è quello che lo fa da padrone. Sentiamolo alla gustativa. Un vino estremamente piacevole, molto pieno, si sente benissimo al palato, in fondo riempie tutto il caporale. Il tenore alcolico, diciamo, che si equilibra bene con la sapidità e anche, devo dire, il corpo di questo vino, che ha una lunga persistenza. È un vino che ha una sua eleganza, una sua espressività di potenza, una cifra muscolosa, diciamo così, questo vino, e però è molto equilibrato. Riassaggiamolo. Sì, è un vino che sicuramente va bevuto magari con della selvaggina che lo sostiene un po', perché effettivamente si sente, insomma. E che dire, è comunque una cosa diversa dai nostri vini, e se posso dire, rimane questa sensazione di speziatura, di pepe, che appunto assomiglia vagamente ai Syrah, appunto, francesi, e a me piace molto. Quindi ripeto, questo è questa Cuvée Anonyme Châteauneuf-du-Pape Javier Vignon, e lo trovate su Vinatis.